Il panico, il panico. Allora, esploratori, qua è successo una cosa. Allora, vediamo un attimo, 2000 cose, non ce la farò mai. Vediamo che cavolo sta succedendo. Allora, c'è Zaira, Daniela e non Miriam, e non so chi altro mi sta chiedendo. Sono ancora in tempo per la prima, ho letto adesso. Allora, Monia che ci ha appena mandato un messaggio, sì, però scusami perché ti chiedo 5 minuti del vostro tempo, perché qui è successa una cosa interessantissima. Io adesso sto facendo casino, ovviamente, e non so neanche se sono in diretta, boh. E vabbè, il casino che sto facendo è questo. Allora, io oggi ho fatto un video dicendo che stavo preparando il gelato. Da portare a casa di amici domani di Francesco e Elisa, perché no, c'è questa cosa della Befana, eccetera, eccetera. E quindi niente, quindi aspettate, levo il coso. E quindi niente, mi sono messo a fare il gelato. Poi che è successo? Che la crema, stavo facendo lo zabaglione, la crema mi è impazzita e ho rosicato a cannone, perché non so quando cucinate voi, ma io rosico tantissimo. Al che stavamo scherzando con Daniela, con Zaira, stavamo un attimo ridendo e Zaira mi ha fatto la battuta, dice: beh, certo, devi fare il corso di cucina. Allora, io non sono uno chef, però visto che adesso preparo lo zabaglione, perché prima ho fatto la cioccolata fondente, allora ho detto: vabbè, tanto non c'ho niente da fare, probabilmente non so guarderà nessuno, quindi questa è un'altra grande pensata che ho fatto, perché ho detto: vabbè, ridicolizziamoci un po' e niente, prepariamo in diretta il gelato allo zabaglione, vediamo che ne esce fuori. Detto questo, però, ho messo un sondaggio abbastanza divertito da questa cosa. Se volete o meno il corso di cucina, perché se volete il corso di cucina lo facciamo, però certo, non è che lo devono volere, cioè non è che per tre persone facciamo un corso di cucina. Per cui, se siete interessati a un corso di cucina, troviamo uno chef bravo, qualcuno che magari è camminatore e chef. Gli chiediamo di fare un corso gratuito di cucina su Pathfinder, magari qualcosa da preparare. Sapete quando uno cammina, no? Poi ti fermi nell'albergue o ti fermi, che ne so, nell'ostello, insomma, dove c'è la cucina in condivisione, magari saper fare un pranzo, un dolce alla svelta, alla buona per tutti gli altri pellegrini potrebbe essere una cosa interessante. Magari. Potrebbe essere interessante se vi interessa, visto che noi attraversiamo tre paesi europei, cioè Italia, Francia e Spagna, potrebbe essere interessante avere uno chef che ci racconta i piatti tipici dei paesi che attraversiamo e magari ci spiega pure, che ne so, come abbinare il vino, come abbinare l'olio buono, insomma, tutte queste cose qua. Quindi vediamo, non lo so. Partecipate al sondaggione che ho messo sia su Instagram che su, come si chiama, su Facebook. Allora, per poter fare il gelato allo zabaglione occorre il libro delle ricette. Questo è il libro delle ricette della mia mamma, è una cosa bellissima a cui tengo particolarmente, anche perché guardate che c'è scritto dietro, ho scritto 20.000 lire, cioè un libro veramente di altri tempi. Allora, cosa serve per fare il gelato allo zabaglione? Allora, quattro tuorli che io, come nei famosi corsi di cucina, tipo la prova del cuoco, ho già preparato, ma ovviamente male, perché due mi si sono già sfrignati. Quattro tuorli d'uovo, poi servono 2 etti di zucchero, che io uso solo lo zucchero non raffinato, ma uso lo zucchero di canna perché mi piace di più. Quindi 2 etti di zucchero, 1/5 di panna liquida, mezzo litro di latte che è già preparato, io uso il latte intero. Però potete usare pure il latte che prepara a voi, cioè potete usare il latte parzialmente scremato, potete usare se avete problemi di lattosio, pure il Zimilla, va benissimo anche quello. Poi una stecca di vaniglia, che è questa qui, costano carissimo, per cui usatele bene, poi vi spiego come bisogna fare, me l'ha insegnato una mia amica che fa la chef pasticcera. E poi ci vuole il marsala, che però metteremo alla fine, e la panna liquida, che sta qui, e il marsala, che però metteremo alla fine, perché come tutti voi dovreste sapere, l'alcol, se voi lo mettete nel freezer, quindi nel frigo, nel freezer, o provate a congelarlo, ovviamente l'alcol non si congela, per cui essendo un gelato va aggiunto alla fine dopo che il gelato si è fatto, altrimenti non viene il gelato, insomma fa schifo. Quindi come funziona? Allora, la prima cosa che bisogna fare è preparare il latte.
perché usando le uova noi dobbiamo poi pastorizzare le uova, e altrimenti le uova sono crude, le uova crude non fanno bene. Ah, tenete conto che la durata del gelato, di questo gelato che faccio io, è al massimo di una settimana, perché non ci sono conservanti, non c'è niente. Allora si prende la stecca di vaniglia, questa qui, la faccio vedere, e con un coltello con la punta così si taglia a metà. Questo però non va bene perché è poco affilato, per cui bisogna prendere un coltello più puntuoso. Quindi bisogna tagliare a metà la stecca di vaniglia con un tagliere, la tagliate a metà. Ora, tagliandola a metà, che succede? Succede questa cosa qui, che si divide in due, ok? I due pezzi di vaniglia. Allora, un pezzo di vaniglia lo prendete così com'è, cioè un pezzo della bacca di vaniglia lo prendete così com'è, e lo mettete nella pentola dove cuocerete il latte. Io vi consiglio una pentola antiaderente e quindi col fondo un po' più alto, vedete questa com'è, e è abbastanza larga, perché poi dopo bisogna rimetterci tutto dentro, capito? Ok, quindi si prende la stecca di vaniglia metà tagliata così com'è, poi qui che cazzarola c'è finito? Amico, esce, ok. Poi si prende mezzo litro di latte e si ficca nella fantastica pentola. Ora che succede? Aspettate che io non ci vedo, dovrei mettere gli occhiali, ma non ci vedo, ecco, forse così meglio. Ora vedete che se io vi apro la stecca di vaniglia che è rimasta, all'interno della stecca di vaniglia c'è questa roba qui, c'è questa queste palline nere, che è proprio la vaniglia. Allora, come si fa? Si prende il coltello, o dalla parte che taglia o dall'altra parte, insomma fate un po' come vi pare, e con il dito poggiato sopra si fanno scendere i filettini di bacca all'interno del latte. Questo perché? Perché così il latte, con la stecca, con la metà della stecca di vaniglia insieme alle pallettine di vaniglia, prende il sapore di vaniglia, altrimenti non sa di vaniglia. Cioè, è tutto qui il segreto, per dargli quel sapore un po' di vaniglia che per fare il gelato serve, altrimenti solo il latte stucca un po'. Ok, quindi si fa così, si fa in modo che tutta la vaniglia ci finisca dentro, altrimenti non si sente, e poi questa la buttate. A questo punto si mette il latte sul fuoco a una fiamma un pochino più bassa, non lo mandate a cannone che sennò si brucia e poi bolle subito, fa la pannina. Quindi si mette sul fornello che noi accendiamo, ecco qua, piano piano, e quello va. Ora che abbiamo fatto? C'avevamo lo zucchero, c'avevamo i 4 torli d'uovo, quindi si prende una bacinella, io uso questa perché è bella profonda, poi è di plastica, quindi poi adesso vi faccio vedere che non... Questo strumento vi serve, cioè il tipo per montare, non so come si chiama, le fruste vi servono. Ah, e un'altra cosa che vi serve assolutamente, non si possono cucinare i dolci senza di questa, la famosa marisa, eccola qua, questa è la marisa. È uno strumento in lattice, io l'ho presa in lattice, in realtà me l'ha regalata una mia amica, mi ci trovo molto bene. Questa che cosa serve? Con questa andate a scavare, a prendere tutta la roba che sta sotto nella cosa. Quindi, 2 etti di zucchero, ecco qua, i 4 torli d'uovo. Ora, il segreto qui, ecco, fatto già, vedete, con la marisa uno fa così e quella acchiappa tutto, cioè non è come la palettina di legno che non acchiappa niente, che uno smadonna, invece questa, vedi, scende e acchiappa tutto. Allora, che succede adesso? Adesso questa cosa va montata con le fruste. Ora, qui c'è un segreto, cioè almeno il mio segreto, o almeno quello che faccio io, poi voi fate come vi pare. Anche se vi fa male il braccio dopo un po' per le vibrazioni, però deve diventare spumosa, perché poi dopo cuociamo, no? Cioè dopo il latte che sta
andando ad ebollizione con la vaniglia dentro, poi va fatto un po' raffreddare e va unito a questo impasto uova e zucchero, in modo tale che poi lo rimettiamo sul fuoco e le uova si pastorizzano, cioè si cuociono un po', ma non deve diventare la frittata perché sennò è un casino. E lì bisogna stare attenti che poi non si rovina niente, perché sennò mi succede come è successo 3 ore fa, che mi sono distratto e mi è impazzita la crema. Quindi questo farà un po' di rumore, però io non sono un cuoco provetto, cioè non sono chef, quindi non l'ho preparato prima, ve lo faccio vedere e si monta. Tu dici, hai montato 2 secondi, così non va bene, lo vedete? Così non va bene, perché non è ancora spumoso, deve essere spumoso, quindi ci dovete perdere un po' di tempo, 5 minuti. No, dice questo, ci rompe i coglioni 5 minuti, ho capito. Ok, così va benissimo ed è pronto, a posto così. Ah, mi è venuta in mente questa cosa che potremmo fare, se siete d'accordo, che invece di, come dire, invece di chiamare uno chef, potremmo aprire una sezione del sito internet dove chi è disponibile di voi a cucinare in diretta il proprio piatto preferito, dà la propria disponibilità. E poi 2 volte a settimana, magari così se siete in tanti impariamo più cose, facciamo in diretta che ognuno di voi prepara in diretta Facebook il suo piatto preferito con gli ingredienti, ci spiega come si fa, ci racconta perché è il suo piatto preferito, insomma ci racconta un po' i cavoli suoi e ci spiega come si fa questo piatto. Una cosa veloce, magari condividendole, possiamo condividere tutte le ricette in modo tale che facciamo un ricettario grande, che magari è scaricabile, uno se lo può portare in giro, sta sul cammino, sta a casa per cavoli suoi, e questa potrebbe essere un'idea. Però, se quest'idea vi piace, dovete mettere partecipare al sondaggione, ecco. Altrimenti non funziona. Allora, questo l'abbiamo fatto. Prendiamo una paletta di legno, andiamo a girare un po' il latte. Oh, velocizziamo un po'. Ah, ovviamente io faccio il gelato con la gelatiera, per cui se non c'avete la gelatiera è un po' un problema. Ci sono anche altri modi per fare il gelato. Ma io mi trovo bene con la gelatiera perché una volta che ho fatto tutto, poi ficco la gelatiera, quella va per boh, 40-50 minuti e fa tutto lei, per cui non lo so. Vabbè, poi ognuno fa come gli pare, insomma. Allora, il latte sta andando. Se mi volete insultare potete commentare, io sono felice, insomma, tanto ormai mi presto a fare qualsiasi cosa su questa pagina, per cui va benissimo. Allora, questo lo teniamo, questo lo laviamo. Ecco, una buona cosa è ricordatevi sempre di lavare bene tutto quello che... Ecco, è finita. Era matematica questa cosa. Ricordatevi bene sempre di lavare le cose, soprattutto dove c'è l'uovo, perché poi rimane quell'odore dell'uovo, non è proprio una cosa buona. Io do un'altra botta di uova che secondo me sono poco spumose. Voilà, ora sono perfetto.
Allora, questo lo stacchiamo, poi ci servirà dopo per montare un po' di panna, perché la panna non si mette liquida, la panna va un po' montata, va, quindi in queste ricette dicono quando, poi ci sono quelle cose che io mi sbaglio sempre e faccio casino, no? Vela il cucchiaio, ancora devo capire che vuol dire vela il cucchiaio, però va benissimo. Mi perdo sempre, faccio sempre dei casini allucinanti. Però io mi diverto in cucina, non lo so, a me la cucina rilassa molto. Mi diverte, mi rilassa, insomma. E poi la cucina unisce, nel senso, ecco, pure qua, no? Stai con un amico, con un'amica, insomma, ti metti a cucinare, prepari la cena insieme, è divertente, no? È anche un modo per passare il tempo in maniera differente. Ok. Ora questo sta andando, quasi pronto. Prendiamo uno di questi, mettiamo qua, questo qua. Ok, il latte è praticamente pronto. Ora ci serve un passino, dobbiamo filtrare un po' il latte per evitare che tutta la bacca di vaniglia finisca all'interno del nostro preparato. Quindi ci serve questo. Questa è un'operazione che, ecco, adesso sarà un po' complicata fare, però ci vuole un po', qualche madonna la tirerete anche voi, magari le ragazze soprattutto, le donne soprattutto, o gli uomini che sono più amanti della cucina rispetto a me sono un po' più attrezzati, hanno un po' più di roba, però ecco, l'idea è che va filtrato in modo tale che il latte che va dentro non si porti con sé tutta la bacca di vaniglia, altrimenti quando poi mangiate il gelato sa troppo di vaniglia. Ok, questo è pronto, perfetto. Ora io mi ustiono, però va bene così, magari così. Ok, allora, passino, latte caldo, non deve bollire, mi raccomando, non lo bollite, perché se lo bollite fa un delirio poi. Quindi filtrate. Perfetto, e questo ha filtrato. Poi acchiappate la marisa e cominciate a girare. Ovviamente è latte caldo, quindi dentro ci sono le uova e lo zucchero, quindi un po', come dire, giusto un po', questo comincerà a, diciamo, a cuocere, quindi verrà questo colore, aspetta ve lo faccio vedere, viene così. Cioè non dobbiamo fare la crema pasticcera, non ci dovete neanche mettere il coso, come si chiama là, quella cosa che serve per addensare, perché se ce lo mettete poi fa schifo, cioè ha proprio un sapore di finto, perde proprio la, come si dice, il gusto del che lo stai facendo a casa con prodotti artigianali. Cioè fare il gelato richiede anche andare, che ne so, volete fare il pistacchio, dovete andare in giro a cercare i pistacchi più buoni che vi potete permettere, perché poi quello è tutto, no? Cioè la scelta degli ingredienti, delle materie prime per realizzare il gelato è ricerca, è sperimentazione, è un po' tutto, quindi magari avete amici in Sicilia, vi fate portare, oppure ecco la frutta, io faccio molta frutta l'estate, faccio la fragola che è una cosa fresca, faccio limone, banana, frutti di bosco, oppure gelato allo yogurt ai frutti di bosco, che si può fare anche l'inverno quello, perché potete comprare quelli surgelati che alla fine non è, sono male. Allora a questo punto noi diamo una botta veloce a questa, questo nasce magari. Perfetto, allora a questo punto riprendete la vostra bella pentola antiaderente, mi raccomando antiaderente, perché sennò ci lasciate tutto dentro, e ci versate il latte che è stato filtrato dalla vaniglia, le uova, lo zucchero e questa cosa qui. Adesso viene il bello, adesso io cercherò di prendere la GoPro che sto usando. Vedete la Marisa che figata, cioè la Marisa, tu con la Marisa è come se fosse un pennelletto, cioè te porti via tutto,
non gli lasci niente, capito? Invece se tu usi voi usate la paletta di legno, la paletta di legno poi non porta via niente, cioè uno dice ah, non sono riuscito, poi quando sarà fatto vi faccio vedere, è una cosa proprio una mano santa la varisa. Allora, la pentola la rimettiamo sul gas, a questo punto io però faccio provo a fare una cosa arditissima, vediamo se funziona. Provo a fare questa cosa. La mettiamo qua. Ecco, vediamo se funziona, che si vede soprattutto. Ok. Quindi adesso fuoco proprio lento, lento, lento. Questa la prendiamo in mano, vediamo un po'. Ok, fuoco molto lento, piano piano, e giriamo con la marisa. Accendiamo la luce, magari si vede meglio. Ecco, un pochino meglio. Mi sono tutto sgommato. Oh, qui bisogna stare attenti a due cose: A, non far bollire di nuovo il composto, B, non farlo impazzire, cioè se impazzisce si disintegra, buttiamo tutto. E mi dispiace, ma mi sa che i miei amici non mangeranno lo zabaglione perché ho finito le uova. E domani, se non ricordo male, c'è questo lockdown del Kaisers. Per cui, vabbè. Allora, questo di solito va 2-3 minuti proprio per pastorizzare, per fermare le uova. Vedete che intanto, mano a mano che c'è la fiamma accesa sopra, forse così si vede meglio, si sta un po' gonfiando, no? È come quando fate la bustina di cosa, come si chiama? Il purè, ecco, come quando fate il purè, no? Ecco qua. Allora, questo si sta un po', sta un po' gonfiando. Cioè, vedete, no? C'è questo colore un po' più marrone, dipende dallo zucchero che usate. Se usate lo zucchero bianco, quello raffinato, a me non piace, cioè in generale non uso lo zucchero neanche quando bevo il caffè, lo prendo sempre amaro, perché poi con la scusa del caffè prendi tipo 6, 7, 8 cucchiaini di zucchero al giorno, quindi non va bene. E poi non, lo preferisco grezzo, c'ha un sapore, mi piace di più, è più buono, non lo so. Poi io, raga, ognuno fa come vuole, la ricetta non c'è scritto. Ecco, si sta gonfiando. Ora qui si pone un problema, che era il problema. Passiamo un pochino più il gas senza farla impazzire. Ovviamente questo non è un gelato per vegani, perché ci sono le uova, c'è sta tutta una serie di cose che non vanno bene. Però ci sono tantissime ricette in rete per chi è vegano, per chi oppure ha intolleranze particolari per ovviare ad alcuni ingredienti. Quindi cioè, basta andare in giro, cercare. Boh, magari su giallo zafferano, se non ricordo male, ci sono un po' di cose. Puntarella rossa, no, puntarella rossa vi dice solo i posti buoni, se non mi ricordo male, non c'ha anche le ricette. Vabbè, comunque basta che andate in giro un po'. E poi ovviamente dovete cercare, se non avete la gelatiera, dovete cercare come farlo senza gelatiera. Io lo faccio con la gelatiera, per cui vabbè. Ecco qua, questo è praticamente fatto. Sta andando. Io adesso non ho più il telefono davanti, quindi non so manco se sto parlando da solo, cosa probabile. Se ci avete scritto qualcosa, quindi non vedo nulla. Però, insomma, ecco, la cucina secondo me è una cosa così, nel senso che magari con un po' di musica di sottofondo, un bicchiere di vino, due chiacchiere con qualcuno, si aspetta senza avere fretta. Ecco, la cucina è senza avere fretta, cioè il bello del cucinare è che ci vuole il suo tempo, un po' come camminare, no? Se cammini e c'hai fretta, ti stanchi subito perché ti sbrighi e non arrivi da nessuna parte. E poi magari non riesci neanche a fare tutta la tappa che devi fare. La cucina è un po' così. Le cose vanno fatte con calma, ci vuole il loro tempo, bisogna sapersi rilassare, ecco.
Quindi pensateci a questa cosa, rispondete al sondaggione, sarebbe carino che ogni volta entriamo a casa, nella cucina di qualcuno di voi, diverso, ognuno di voi ci racconta il suo piatto, ci racconta se magari ha una storia particolare per voi, ci racconta come bisogna fare, come magari sarebbe carino che girate un video e andate al supermercato a fare la spesa per prendere queste cose. Insomma, non dobbiamo fare niente di che. Ecco, adesso comincia a vedere un bollore, ecco, è finita, è arrivata. Al primo bollore io spengo, dice, ma il liquido non è una crema solida, non vi preoccupate che poi la gelatiera serve a quello. Quindi questo ha fatto, ora la facciamo riposare un secondo, torniamo nella nostra postazione magica e leggiamo la ricetta perché io non mi ricordo più che cosa bisogna fare. Allora, dice, versare il latte e la cassonara, unirvi la stecca, l'abbiamo fatto. Poi il bollore, quando la crema incomincia a velare il cucchiaio, cioè toglierla dal fuoco e lasciarla raffreddare, ok, mescolando di tanto in tanto, passare la crema a terza, ok, questa è quando il gelato sarà, ok, secondo istruzioni allegate, ok, quando il gelato sarà quasi completamente solidificato, mescolarvi la panna montata e il marsala. Ah, ok, adesso dobbiamo montare la panna, ecco che dobbiamo fare. Prendiamo quest'altra, dobbiamo lavare questi al volo. Perfetto. Allora, questo abbiamo fatto. Come vedrebbe, questo da Marsorge, questo da Marmiato. Allora, sempre lui, ci serve sempre lui. Strumenti indispensabili. Questo c'ha un'età, c'ha proprio un'età fantastica. Allora, noi dobbiamo mettere un quinto. Qui dice un quinto di panna liquida. Io ce ne metto sempre un po' di più, quindi vi serve un quinto, quindi vi serve questa roba qui, vi serve una caraffetta così graduata in modo tale che capite quant'è un quinto, perché sennò a occhio mi sembra un po' difficile. Questa è questa, quindi un quinto, quello un quarto. Wow. Un po' di questo. Perfetto. Ok, abbiamo fatto, il gelato è pronto. Ok, questa è la panna. Ora acchiappiamo il marsala che va trovato. Ragazzi, questo è aceto, direi di no. Ovviamente manca il marsala nell'ingrediente, mondo cazzo, non la sta. Adesso proviamo il marsala. Arrivo subito, eh. Il marsala. Dove sta la marsala? Ok, ovviamente il bello della diretta, marsala. Allora, qui dice il marsala 1 decilitro scarso. Allora, secondo me 1 decilitro scarso, eccolo qui il marsala. Io uso questo, uso una tazzina da caffè di marsala. Quindi, eccolo qua. Che poi dipende come vi piace lo zabaglione, se vi piace carico, non vi piace, insomma, comunque. Marsala. Metto pure un altro pezzetto di panna, mi piace bella spumosa. Poi ognuno fa occhio a come gli vai, però ecco qua. Quella è pronta. Ok.
il marsala. Perfetto, abbiamo finito. Abbiamo finito. Quindi questo lo stacchiamo. Questo lo lanciamo. A questo punto, signori, bisogna solo fare questa operazione. Si prende la macchina del gelato. Eccola qua. Allora, io questa l'ho non voglio fare pubblicità a nessuno, questa l'ho comprata su Amazon, l'ho pagata 120 euro, 130 euro. La particolarità che mi ha convinto di questa macchina è una, è questa roba qui, lo vedete? Questo perché questa arriva fino a meno 30, meno 40, cioè quindi ghiaccia parecchio. E però magari uno sta a fare un'altra cosa, non sente il beep eccetera eccetera, grazie a questo coso che c'ha sopra, che ci sono le ventole, mantiene il freddo, e questa secondo me è una buona macchinetta. Poi però ognuno, cioè, non è che ci sono pure quelle da 500 euro, insomma, fate hobbies, cioè nel senso che, quindi se leva questo, vedete, è fatto così, molto cinese, cestello pulito, mi raccomando, pulite sempre bene tutto, perché è una cosa che mangiate, con la paletta sulla di plastica. A questo punto questo se leva, si mette nuovo, si prende il composto che abbiamo poc'anzi fatto, quello con le uova, per capirci. Ora non unisco la panna con il marsala al composto, perché essendoci il marsala, altrimenti il gelato che stiamo mettendo dentro, cioè il composto, non ghiaccia perché c'è il marsala dentro, quindi quella va aggiunta fra un po'. Quindi si prende, si versa, porca, niente, non è serata proprio, non è serata, ho fatto un casino di Dio, si versa dentro, mi sono schizzato tutto, non era proprio, non sono uno chef, ecco, cioè se fossi stato uno chef nella mia cucina sarebbe stata più bella, più attrezzata, più figa, cioè avevo le pentoline con le fighe, ok. Quindi dice, questo è caldo, lo metti dentro, dice sì, tanto questa è cinese. Poi si prende questo, si mette dentro, ok, questo va così, qui si mette il coperchio, questo così, perfetto. A questo punto si accende, questo dice 50 minuti, vai. E questo comincia a girare. Ora voi avete qui il controllo, quello gira, gira, che bello. Intanto voi pulite la cucina, perché questo va. Ora vi dice la temperatura interna che c'è dentro, e mo fra un po' dovrebbe partire il compressore, spero, e se no si è rotta la macchina e non sarebbe proprio il massimo. E niente, la ricetta dice che deve andare per mezz'ora, io faccio sempre un po' di più, perché tanto poi, cioè, se ghiaccia un po' di più, se gela un po' di più, ma non è che succede chissà che.
ora aspettiamo che parte, la temperatura sale perché io ci ho messo una cosa calda, quindi ci metterò un po' di più dentro. Di solito dovete aspettare che il composto che avete preparato si torni a temperatura ambiente, solo che so, le 10 di sera, le 10:10, io mi voglio sbrigare e quindi l'ho infilato dentro così. E adesso aspettiamo che parte. Spero che questo tutorial su come si fa il gelato al zabaglione. Ah, vi faccio vedere la ricetta, così se la volete vedere, ve la volete scrivere, che ne so, vi volete fare una foto. Eccola qua, questa è la ricetta. Queste sono le dosi della ricetta. Gelato allo zabaglione. Oddio, non penso che questo libro abbia il copyright, per cui, visto che è dell'antidiluvio, per cui penso che potrei, se siete poi interessati e facciamo sto corso di cucina, penso che potrei tranquillamente farvi la fotocopia della ricetta. Aspettiamo che parte il compressore magari, e vabbè, poi dopo magari vi faccio vedere come viene alla fine. Vabbè, dopo a un certo punto, tra 20-25 minuti, senza che restiamo qui tutti insieme, come dicevo, già due coglioni, e metto la panna che ho montato insieme al marsala dentro il cestello, il composto, e poi ecco, è partito, dato una botta, ora sta a 48 gradi, adesso piano piano comincerà a scendere, no, continua a salire, c'è qualcosa che non va. 50 gradi, ok, sta esplodendo la macchina. È bello, la diretta è sempre bella perché succedono quelle cose proprio che non ti aspetti mai proprio. Ecco, no, sta scendendo da 50 a 49, adesso magari ci vorrà mezz'ora solo per portarlo sotto zero. No, comunque esce già il fresco. Sta scendendo, 44, 42, eccolo qua, guardate, non so se si vede, 34, 30, eccolo qua, 32, sta scendendo verso 0, stava a 50, quindi 20, scende. Quindi questo deve fare almeno mezz'ora sotto 0. Poi dopo che ha fatto mezz'ora sotto zero, tanto quella va da sola la macchina, non è che la dovete mettere voi, ci potete aggiungere, ecco, siamo sotto zero, e ci aggiungete poi il composto con questo qui, dove dentro c'è lo zabaglione che non ghiaccia, per cui una volta che il gelato è fatto sostanzialmente mettete dentro. Poi dice come si conserva se non ghiaccia, se voi avete fatto bene il gelato, cioè questa parte qui che sta andando adesso, poi basta metterlo nel freezer, io ho un pozzetto, lo metto nel pozzetto e va alla grande. Quindi esploratori, pensate bene a questa cosa se volete fare un corso di cucina itinerante delle vostre cucine. È stato un piacere come sempre, dopo vi metto la foto e vi faccio vedere come viene. Un abbraccione, vi ricordo domani pomeriggio dalle 3 in poi, la Pat Befana, tanti amici che cantano, che leggono e suonano, che portano la loro arte su Pathfinder, dateci una mano, vi vogliamo bene, un abbraccione e buona serata a tutti.